Sì, grazie Presidente. Purtroppo ho avuto un problema con il PC e mi sono dovuto collegare col cellulare. Chiedo scusa per il fraintendimento. Allora, questa modifica della giunta viene appunto per risolvere un problema evidenziatosi sul Farmers Market di Garbatella, laddove si vuole concedere la possibilità a coloro che poi vinceranno il bando di effettuare appunto i lavori che la legge prevede che vengano fatti, quindi per dimettere alcune dotazioni all'interno della struttura. Già in precedenza il Comune di Roma era intervenuto per la messa a norma in sicurezza degli impianti antincendio, però dopo attente verifiche si sono evidenziate nuove necessità che sono state appunto indicate dal Dipartimento Sviluppo Economico, dal SIM, da tutti gli uffici che sono intervenuti e che hanno portato a una proposta di giunta di modifica del regolamento, insomma. Quindi quello che mi preme indicare è che con il regolamento 10/2018 già si fa un passo avanti con questa amministrazione con il primo regolamento dei mercati agricoli, identificando appunto i tre mercati San Teodoro, Corviale e Garbatella come un buon inizio per la vendita diretta da parte di produttori agricoli. Con questo regolamento si vuole fare un ulteriore passaggio anche per il futuro, per futuri mercati, come ad esempio anche quelli all'aperto che possono sancire i municipi. Abbiamo una proposta del sesto municipio su questo. E noi riteniamo che sia una buona novazione del regolamento e ritornando appunto sull'intervento, sulla delibera precedente, non si deve mai avere timore di modificare un regolamento se è un'innovazione utile, non si deve temere di non aver fatto un lavoro ottimo se non riinterveniamo. Tutti i regolamenti sono perfettibili, abbiamo visto con i vecchi regolamenti, abbiamo regolamenti vecchi di 20 anni, 10 anni o 5 anni che stanno in piedi male e generano una serie di problemi. Ecco, con questa modifica miglioriamo questo regolamento, quindi siamo lieti che la Giunta l'abbia prodotto. Io ho trasmesso a tal proposito due emendamenti al segretariato che spero vengano valutati sempre per migliorare la proposta. Grazie.